Non riesco a crederci. Ho le emozioni a mille. Non so neanche quello che sto facendo. Come faccio a sdebitarmi con voi? Mi avete salvato la vita. Irrefrenabile è la gioia di Chico Forti, imprenditore e produttore televisivo che recentemente ha ottenuto il trasferimento in Italia dopo 24 anni di reclusione in Florida, Stati Uniti. L'italiano sta scontando l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per l'omicidio di Dale Pike, figlio del proprietario di un hotel a Ibiza. Lo spagnolo fu ucciso il 15 febbraio 1998 con due proiettili alla testa su una spiaggia di Sewer Beach, Miami. La giuria emise il verdetto di colpevolezza per il suo delitto il 15 luglio 2000. Chico, sempre proclamatosi innocente, fu quindi rinchiuso in un penitenziario di massima sicurezza tra i criminali più pericolosi. Inizialmente Forti sperava di dimostrare l'errore processuale in appello, ma nel 2002 i giudici respinsero il suo ultimo ricorso, segnando il suo destino di trascorrere il resto della vita in prigione. La tenacia della sua famiglia ha però portato la storia di Chico all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica. Dal governo di Mario Monti fino ad oggi, l'Italia ha cercato un accordo con gli Stati Uniti per il trasferimento di Forti in Italia, sulla base della Convenzione di Strasburgo, che consente a un detenuto di tornare nel proprio paese per scontare il resto della pena nelle carceri locali. La svolta è arrivata il 1 marzo scorso, quando la premier Giorgia Meloni, dopo un incontro a Washington con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha annunciato: «Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è appena stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti, un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con il governo dello Stato della Florida e con il governo federale degli Stati Uniti, che ringrazio. Gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Ora lo aspettiamo in Italia». Era stata lei stessa a riferirlo a Chico, come racconta il deputato Andrea Di Giuseppe, eletto nella circoscrizione USA e residente da 23 anni a Miami. Chico è stato chiamato negli uffici del carcere. Era preoccupato. Non sapeva che in linea c'era il presidente Meloni, che gli dava la notizia dell'ok al trasferimento. Tecnicamente adesso la politica è fuori. Ora ci sono i tempi della procedura. Direi che nel giro di un mese Chico potrebbe fare ritorno in Italia. Il nome dell'imprenditore, originario di Trento, era stato subito menzionato il giorno stesso del ritrovamento del cadavere di Dale Pike. Intorno al corpo dello spagnolo, gli investigatori avevano rinvenuto alcuni indizi, tra cui un biglietto aereo acquistato da Chico e una scheda telefonica con tabulati che registravano tre tentativi di chiamata al numero di Forti. Così i detective risalirono all'italiano e iniziarono le indagini su di lui. Il giorno previsto per l'arrivo di Dale, Chico Forti avrebbe dovuto prelevare la vittima dall'aeroporto. Quando interrogato dalla polizia, tuttavia, Chico mentì, sostenendo che il figlio dell'albergatore non era mai arrivato. Dopo aver scoperto la menzogna, ammessa poi volontariamente da Forti il giorno successivo durante una sua visita spontanea al distretto di polizia, i sospetti degli investigatori si concentrarono sull'italiano. Secondo l'accusa, Forti avrebbe ucciso Dale perché rappresentava un ostacolo nella compravendita del Pike's Hotel di Ibiza, un'operazione truffaldina con cui Forti cercava di sottrarre l'hotel a Tony Pike. Quest'ultimo gli era stato presentato da un tedesco di nome Thomas Knott, un truffatore fuggito dalla Germania ed entrato illegalmente negli Stati Uniti. In difesa è emerso che Knott e Pike avrebbero orchestrato la frode ai danni di Forti, poiché Pike non possedeva effettivamente la proprietà per venderla. È stato scoperto poi che Chico Forti aveva acquistato una pistola calibro 22 intestata a Knott. Inoltre, una minima quantità di sabbia compatibile con la scena del crimine è stata trovata nel gancio di traino della macchina di Forti. Il processo si è svolto in un clima teso nei confronti dell'imprenditore e dopo 18 giorni la giuria lo ha riconosciuto colpevole dell'omicidio. Forti ha sempre sostenuto di essere vittima di un errore giudiziario e numerosi personaggi,
tra cui i cantanti Andrea Bocelli ed Enrico Ruggeri, hanno espresso il loro sostegno al suo fianco.